Signore e signori, un cordiale saluto da parte di Giuseppe Capuano e benvenuti al Pallaborelli. Accanto a me c'è Cesare Crova che mi accompagnerà in questa cronaca della gara di oggi. Si incontrano APDB Roma e la formazione del Basket Scauri. Le immagini sono curate da Tiziana Palombi e tutto è pronto per scendere a palla 2. Andiamo subito allora a vedere quali sono le formazioni in campo. La formazione dell'APDB Roma scende in campo con numero 4 Andrea Scalesse, 5 Jordan Buan, 6 Riccardo Pierucci, 7 Fabrizio Rosso, 8 Riccardo Rosati, 9 Giuseppe Lombardi, 12 Damiano Bilotta, poi c'è Kristin Palsson col numero 13 Alberto Fiorentino, 14 Matteo Giancaglini e il 15 è Luca Teodoro Gazzino. 19 chiude il roster Alberto Aspidi. Il coach è Auditore Alberto. Dall'altra parte risponde il Basket Scauri col numero 5 il capitano Dante Ricciotti, 6 Filippo Bertoldo, 8 Guido Violo, 9 Luca Granata, 13 Simone Bagnoli, 14 Andrea Lombardo, 17 Lorenzo Scampone, 18 Francesco Sfavillante, 20 Angelo Done, 23 Giorgio Busco. Il coach è Tiziano Addessi. Due cammini praticamente uguali ma inversi, se potremmo definirli così, Cesare. 5 vittorie contro 5 sconfitte, un testa a coda che bisogna sempre gestire. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto è una partita sulla carta apparentemente facile, ma sono proprio queste le partite che nascondono le insidie maggiori, perché la squadra più blasonata tende poi sempre ad affrontarla prendendola sotto gamba, e abbiamo visto in altre occasioni come poi le cose si siano complicate. Non dovrebbero esserci grossi problemi, ma l'importante è che lo Scauri la prenda per il verso giusto. Ci vorrebbe bastone e carota per coach Addessi, perché queste sono le gare dove far giocare i propri giovani, dove far prendere i minuti importanti ai propri ragazzi, ma sono quelle partite dove non puoi tenere fermi i big tra virgolette, perché rischi di farli uscire fuori di ritmo. Quello sicuramente sì, i giocatori più importanti sono sicuramente quelli che devono partire e gestire la partita, ma è anche vero che sono queste le partite nelle quali i migliori giovani li devi mettere in campo e dargli minutaggio per fargli prendere confidenza con il campo. Io mi riferisco in particolare a Busco, che abbiamo recentemente preso dalla Sicilia e che ha dimostrato di essere un talento veramente importante nonostante sia solo un 95. Lo ha dimostrato a Viterbo nella prima di campionato, lo ha dimostrato anche pur giocando poco domenica scorsa a Formia, e quindi una partita come questa per lui è sicuramente un luogo importante dove poter mettere in mostra le sue qualità e avere minutaggio. Quintetto base quindi per Addessi con Ricciotti, Bertoldo, Violo, Lombardo e Bagnoli. Praticamente sembra non voler lasciare nulla al caso il coach di casa. Invece Rosati per la formazione APDB, poi Aspidi col numero 12, Palsson col numero 13, Fiorentino e con il numero 9 Lombardi. Questo è il quintetto dell'APDB Roma, pronti per palla 2. Questa Roma, formazione che praticamente è giovanissima, ragazzini in campo, un ennesimo settore giovanile di grandi squadre. Sì, un settore giovanile di una città quale quella che è Roma, che offre tantissime opportunità. Questa è una delle tante squadre che permettono ai ragazzi più giovani di mettersi in mostra e di poter giocare anche a dei campionati di livello. Intanto Palsson, per nulla intimorito dal Pallaborelli, prova a tirare la tripla, nulla a fare, si ferma sull'uscio di casa Lombardo, terzo tempo per lui, non prende bene l'ascensore, solo Ferro, si riparte sullo 0-0, 30 secondi, già andati via, gioca la formazione dell'APDB Roma, bello questo taglio sotto, e i primi due punti arrivano con il numero 9 Lombardi. Bravo Palsson, ha imbeccato al centro il proprio giocatore. Sì, Palsson è questo ragazzo che sta dando il miglior contributo alla squadra, viaggia una media di 13 punti a partita e quindi insomma ha già dimostrato in questo primo minuto di gioco di avere delle qualità tecniche importanti. Un bel taglio al centro, adesso una stoppata su Bertoldo, 14 secondi a disposizione di Scauri per attaccare il canestro, sotto di due punti Bagnoli, Ferro solamente, prova a scaldare le mani Scauri, riparte la formazione romana, gestione di palla con Lombardi. Poi il tentativo di penetrazione di Rosati, si ferma lì sull'uscio, fuori per Aspidi, tentativo di tripla, solo Ferro, bello sotto, Lombardi si prende il pallone,
Paulson, chiama lui lo schema, quasi un playmaker anomalo questo Paulson, longilineo, lungo, tutto diverso da quello che siamo abituati a vedere. Sì, infatti, i giocatori che hanno la possibilità di, sì, che hanno tecnicamente validi, che possono giocare anche in più ruoli. Abbiamo visto adesso subito un'azione, due azioni dello Scauri piuttosto ballerina in difesa, in cui hanno lasciato troppo alla squadra avversaria, che ha preso due rimbalzi consecutivi in attacco, e nel secondo caso hanno anche realizzato il punto del sorpasso. Siamo 4-0. Lo Scauri, insomma, ecco, come ho detto prima, forse ha preso già sotto gamba la partita, non lo so, speriamo che si sveglino subito, insomma, e mettano la freccia e vadano avanti come è normale che sia. Piccolo rodaggio allora per la squadra di Addessi. Intanto Paulson si presenta a Lombardo, poi preferisce giocare dietro con Rosati. Il tentativo per via centrale, Violo, si perde il pallone per lo Scauri, Aspidi, il tentativo, solo Ferro, ma ancora una volta il rimbalzo è offensivo con il numero 13 fiorentino. Riparte Scauri con Lombardo, circunnaviga l'area, poi Bagnoli, ferma tutto, in circondata da tre maglie blu, riparte con Ricciotti, un Bagnoli che al momento sta cedendo i rimbalzi agli avversari. Sì, appunto, dopo il primo rimbalzo che ha preso in difesa, adesso ha lasciato un po' correre troppo, ma non è solo colpa sua, perché insomma alla fine sono cinque giocatori in campo che devono dare tutti il loro contributo, non solo in attacco ma anche in difesa, insomma. E la PDP ha cominciato veramente molto bene, senza nessun timore reverenziale, ma è tipico delle squadre giovani, insomma, i ragazzi che non hanno nulla da perdere e che di fronte a una squadra molto importante e blasonata cercano di giocare alla pari. Poi certo bisogna vedere il tasso tecnico dove porterà alla fine della partita. Adesso ci hanno subito breccato con un parziale di 8-0 che è importante. Fosse stata una partita diversa come quella di domenica scorsa dello Scauri a Formia, il parziale iniziale di 9-0 è stato determinante poi per la vittoria finale. Adesso staremo a vedere come si metteranno le cose nel proseguo della partita. Intanto Addessi è subito chiamato il time out, forse vuole suonare la sveglia ai suoi ragazzi, perché al momento il parziale dice addirittura 8 con la possibilità di andare a 9 contro gli 0 di Scauri. Il tabellone al momento dei numeri, ma questa è la realtà. Sì, infatti ha fatto bene Addessi a chiamare subito time out, perché come abbiamo già detto lo Scauri ha probabilmente preso la partita con eccessiva leggerezza. Ricordo la prima di campionato, come con la stessa leggerezza si aveva affrontato Viterbo, ma lì eravamo in una situazione diversa, era la prima di campionato e non si sapeva di fronte qual era la squadra che avremmo affrontato. Dopo un primo parziale nel quale Viterbo aveva giocato una bellissima partita ed era addirittura aveva terminato in vantaggio il primo quarto, lo Scauri poi ha preso le contromisure e con un secondo tempo da basket Scauri aveva dato quel break che poi gli ha permesso di gestire tutta la partita e vincerla con più di 30 punti di vantaggio. Fase di rodaggio, vedremo adesso se sarà terminata questa fase iniziale dello Scauri con Violo che però va al primo fallo personale, quindi ci sarà la possibilità di compiere un tiro libero per il numero 19 Aspidi. Va Alberto Aspidi, libero per lui che si concretizza. Allora 9 APDB, 0 Scauri, si riparte con Dante Ricciotti. Va il playmaker di origine argentina, prova a seminare Lombardi. Il tagliafuori di Bagnoli, il tentativo di blocco che porta al tiro Lombardo, Ferro solamente. Ancora Bagnoli, tagliato fuori da Fiorentini nel rimbalzo. Riparte Paulson. Paulson subito dall'altra parte, si ferma, mette in movimento Lombardi. Chiuso da Ricciotti, si torna indietro, ancora Paulson. Va il numero 12 ad affrontare Violo, preferisce giocare poi per Rosati. Rosati, Aspidi, non butta via il pallone alla PDB, vuole giocare tutti i 24 secondi. Aspidi va al tiro, Ferro solamente, poi Ricciotti si prende il rimbalzo ma commette fallo, se non vado errato, sì. Fallo di Ricciotti, secondo fallo per Scauri. E pallone che sarà giocato allora a fondo campo dalla squadra ospite, che praticamente potrà giocare quasi un minuto sotto al canestro dai 24 secondi di prima più 14 di ora. Vediamo i blocchi sotto per Fiorentini, chiuso da Bagnoli, si gira bene, Ferro solamente, riparte Bertoldo, lascia il pallone sul posto a Ricciotti. Ricciotti osserva la posizione in campo dei suoi, preferisce andare da solo, inciampa sul pallone,
Bravo a non commettere passi, poi Bertoldo si perde il pallone e qui Adessi si arrabbia e si fa sentire fino alle tribune, mentre Palzon appoggia a canestro l'11-0, pesantissimo. Sì, decisamente pesante, un inizio che non ci aspettavamo, in realtà l'avevamo detto, è inutile che lo stiamo a ripetere, ed ecco finalmente il primo canestro della partita del Basket Scari, che arriva dopo 4 minuti e 10 dall'inizio della partita. Ecco, questa è una situazione che dimostra il modo con cui si è approcciato lo Scari alla partita. Speriamo ovviamente che, come ho detto già prima, nel prosieguo riescano a prendere le misure, anche perché vediamo che il loro centro non è certo un centro all'altezza di Bagnoli. Comunque sono ragazzi volenterosi che sono ben messi in campo, tra l'altro bisogna pure ammetterla questa cosa, e adesso soprattutto con questa azione in cui hanno raddoppiato molto bene su Violo, costringendolo ai passi e quindi a perdere palla. Quindi insomma l'allenatore si è approcciato molto bene alla partita, la stanno conducendo senza rubare nulla e adesso sì, assolutamente, e quindi adesso vediamo insomma come proseguiranno le cose. Intanto Ricciotti, ancora fallo per lui, e qui subito si alza Busco dalla panchina per il cambio che arriverà con il capitano. Già gravato di due falli Ricciotti, dovrà lasciare il posto a Giorgio Busco. Primo quarto, giocati solo 5 minuti, Ricciotti e due falli, deve farlo rifiatare per forza Tiziano Adessi. Dentro a Busco, intanto sono arrivati i primi due punti per Scauri messi da Guido Violo, mentre la squadra ospite può andare a cercare di mettere altri punti in cascina. Arriva adesso il 12-2, seconda possibilità per Giuseppe Lombardi, ferro solamente Bagnoli, si prende il rimbalzo, si riparte con Busco in cabina di regia. Busco prova a seminare l'avversario, il tentativo di blocco di Lombardo, si presenta praticamente sulla linea dei tre, Lombardo non va, poi Bertoldo si prende il pallone, Bagnoli appoggia ma non entra il pallone, subisce fallo da parte di Rosati. Quindi altro tentativo abortito per lo Scauri, Bagnoli non è riuscito a concludere, 12-2 dice il tabellone, con Bagnoli che ha la possibilità di andare a tirare due liberi che potrebbero togliere un po' di polvere sulla retina della PDB. Primo tiro di Bagnoli che balla sul ferro, non è neanche tanto fortunato Scauri però. Infatti la palla non vuole entrare, adesso speriamo nel secondo. Infatti il primo punto messo in cantiere da Bagnoli, speriamo che si riscaldino le polveri e possano adesso cominciare a giocare come sanno giocare. È entrato Busco al posto di Ricciotti, che due falli in 5 minuti sono veramente tanti per un giocatore come lui, sempre attento nella gestione della partita. Intanto tripla di Roma, 3-15, quarto da dimenticare. Busco mette fuori per Violo, tentativo di terzo tempo, tutto chiuso, mette dentro due punti Violo. 5 Scauri, 15 Roma, si riparte per le canotte giallo-blu, che al momento non hanno sbagliato nulla praticamente, hanno giocato una super partita. Palzon, tentativo di ingresso di Lombardi, va a appoggiare a canestro, dentro il pallone. Busco riparte sul 5-17, è buio per il momento in questo primo quarto per Scauri. Pallone tagliato sotto, Busco sbaglia il passaggio, si precipita sul pallone fiorentino. Riparte Aspidi, va ad appoggiarsi solo ferro, ma lì sotto sono solo maglie blu. Errore nel tiro, vediamo, dovrebbe essere Busco l'autore del fallo. Infatti è così. E i playmaker di Scauri sono tutti aggravati di falli adesso. Sì, il primo fallo di Busco, il problema è che ha mandato in lunetta Aspidi, che tra l'altro è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra romana. Vediamo adesso se lo Scauri riesce a capire quali sono le dinamiche che dovrà prendere nel prosieguo della partita per poter prendere poi le misure a questa squadra, che sta dimostrando sul campo come assolutamente la classifica che ha attualmente non risponda a verità. Posso dire la mia, non mi sembra una partita del Pallaborrelli questa. No, assolutamente. Evidentemente il fatto che venisse Scauri a giocare una squadra ultima in classifica ha demotivato non solo
lo squadra del basket Scari, ma anche il pubblico che non sta tifando come abbiamo visto in tantissime altre occasioni. Sembra più una partita amichevole. Pallone fuori, errore della formazione ospite nel momento del tiro, ma il tabellone dice 5 a 18 ed è un bel vantaggio, 13 punti che sono comunque prendibili nel corso di una gara, ma che lasciano un buon margine al momento alla squadra ospite. Intanto Busco, tutto chiuso, Bagnoli, assadonati i giocatori dell'APDB, tutti pronti al raddoppio. Fiorentini gestisce il pallone, riparte Aspidi, alle prese con Bagnoli, lo supera praticamente in slalom e riparte questa volta Scauri. Bagnoli prende il rimbalzo, riparte Busco, dietro per Bagnoli, il tiro del centro scaurese che porta due punti, 7-18. Forse la paura di non commettere falli, ma spesso e volentieri sembrano quasi lasciar giocare i giocatori scauresi. Sì, lasciano molto correre, non so se sia dipende dal fatto che temono di commettere fallo oppure se vogliono proprio, questo è l'atteggiamento che vogliono prendere, cioè una difesa molto leggera. Stanno difendendo a uomo, ma non stanno difendendo con quell'ardore che in altre occasioni li abbiamo visti mettere in campo. Però adesso c'è stata una bella azione, un rimbalzo preso con potenza da Bagnoli in difesa, apertura in contropiede per Bertoldo che ha subito fallo, giustamente, perché insomma sarebbe stato poi un canestro quasi sicuro. Intanto cambio, fuori 9, dentro 11, praticamente in campo Bilotta a Serezzi Lombardi. Comunque bravo Palson a volare su quel pallone, ha commesso fallo sull'esperto Bertoldo che si è girato quasi a proteggersi dall'arrivo dell'avvenente numero 12, Bagnoli. Passa Lombardo, va al tiro Lombardo, dentro il pallone per lui. Tre punti dovrebbero essere per Lombardi, infatti è così, 10-18. Recupera il gap Scauri, solo a meno 8 su questo frangente, mancano meno di due minuti. Lombardo per un attimo ruba il tempo a Palson. Va Palson, si prende il largo, intanto è entrato Don in campo, ha lasciato il campo Violo. Busco, sfondo di Busco su Palson, va a lamentarsi Odone su questo fallo, un po' al limite. Il fallo c'era perché il giocatore della PDB era fermo e Busco era in movimento verso l'attacco, quindi insomma il contatto c'è stato e non possiamo dire che l'arbitro abbia sbagliato, tutt'altro, insomma in queste occasioni si tende a dare il fallo a favore della difesa. Intanto secondo fallo anche per Busco, praticamente i playmaker sono tutti e due falli per Scauri. Aspidi va a penetrare, Odone si prende il pallone, può gestire lui, va a giocare con Busco, 10-18, Lombardo, Bertoldo, dialogo con i due, poi Lombardo va a cercare la tripla, solo Ferro, si prende il pallone Odone, il tiro di Odone, solo Ferro, poi il correzione volante di Lombardo e Odone ha dato quel quid in più che serviva al momento. Sì, senso della posizione, ha saputo dove andare a prendere la palla, ha tirato, insomma, e sul rimbalzo Lombardo ha segnato. Una bella azione di squadra, dobbiamo dire, come adesso, come stanno girando la palla cercando di aprire la difesa. È la bella penetrazione di Bertoldo che si è andato a prendere il fallo. Lo Scauri sta cominciando a carburare e a giocare come sa. Questo è Scauri, 12-18, il time out questa volta è costretto a chiamarlo auditore. Tutti in panca, 12-18 a 49 secondi dalla fine del quarto e qui il coach ospite è stato quasi costretto a chiamare il time out. Beh, in queste situazioni la squadra rischia poi di farsi rimontare dagli avversari. Avevano un parziale di 18-5, lo Scauri adesso gli ha messo un parziale di 7-0, sono tornati a meno 6, palla in mano, quindi insomma è stato giusto che l'allenatore loro abbia anche deciso di chiamare questa sospensione per rimettere un po' le cose in ordine, anche se mancano solo 49 secondi alla fine, però comunque è importante anche per spezzare il gioco. Anche perché Scauri ha risucchiato la formazione ospite, non ha più segnato la PDB, ha segnato solo lo Scauri e l'ultima azione, quella prolungata, ha lasciato intendere che la classe è superiore in questo momento, quella di Scauri.
Sicuramente sì, insomma lo spessore dello Scauri non lo stiamo certo scoprendo oggi, abbiamo un quintetto base che potrebbe giocare tranquillamente in Serie B e non solo lo Scauri, in questa Serie C ha un quintetto come questo. Sta venendo fuori il maggior tasso tecnico, anche perché non dimentichiamolo che la PDB è una squadra molto giovane e quindi deve maturare quell'esperienza che invece viceversa giocatori come Bertoldo, come Bagnoli, come Odone, come Lombardo, come Ricciotti hanno conquistato e hanno acquisito in tanti anni di pallacanestro anche a livelli molto superiori. 14 Scauri, 18 la formazione romana, riparte le maglie blu con il numero 11 a gestire ancora, pallone sotto, ancora gestito dal numero 11 Bilotta. Prova il tiro addirittura dalla distanza, il numero 8 Rosati, poi il pallone è ancora una volta ospite, protesta il pubblico con i propri giocatori, non bisogna concedere questi rimbalzi. Dalla distanza Bilotta, ferro solamente, e praticamente per il momento Roma ha sempre gestito la sfera. Da quando Scauri ha tirato i liberi, solo Roma, 14-18, 15 secondi praticamente, meno di un'azione. Ancora Bilotta, Damiano Bilotta prova a superare Busco, lo semina indietro a cercare Rosati, sotto per Fiorentini, ferro e poi si prende il pallone Bagnoli. 14-18, questo è il punteggio. 14-18, si chiude qui il primo quarto. Si può ricominciare a giocare allora con il pallone che sarà giocato da Bertoldo. 14-18, questo è il punteggio di partenza. Cesare, potremmo dire che lo Scauri sta pagando un po' le tossine nel derby della scorsa domenica? Ma questo non lo so, può darsi. Domenica scorsa è stata una partita di grandissima intensità, giocata a un livello altissimo. E adesso abbiamo visto una bellissima entrata di Busco, una cosa analoga l'aveva fatta domenica scorsa a Punta Formia, dove come dicevo abbiamo visto una partita di grandissima intensità giocata da due squadre che non meritano questa Serie C. Insomma, Formia ha dimostrato di essere una squadra tecnicamente molto valida, ma lo sapevamo, lo ha dimostrato in campo con un grandissimo allenatore, insomma, che ha messo in difficoltà lo Scauri soprattutto nel momento in cui Bagnoli è dovuto uscire per falli e in cui Nardone è riuscito a imbrigliare molto bene la difesa scaurese, l'attacco scaurese. Poi una volta rientrato Bagnoli non c'è stata più partita. Non so se stiamo pagando lo scotto di quella partita che, vogliamo ricordarlo, presentava un Ricciotti che si era infortunato la notte precedente, aveva avuto un problema muscolare e che ha giocato praticamente al 50% delle proprie possibilità, nonostante ciò ha giocato 40 minuti e questo dimostra la professionalità del giocatore. Quindi insomma un po' di tossine probabilmente sono rimaste. Intanto Scauri ha impattato 18-18 con il canestro di Bagnoli, che ha subito fallo, quindi può mettere addirittura la freccia il pivot di casa Scauri e ci riesce Simone Bagnoli. Porta in avanti Scauri per la prima volta in questa gara, praticamente all'undicesimo minuto di gioco. È sotto la PDB, può ripartire con Rosati la squadra romana. Tanto Done, può ripartire Busco, chiuso dal numero 11 Bilotta. Qui anche questa volta al limite, perché Busco stava andando a recuperare il pallone. Sì, ma è inciampato nel giocatore, quindi insomma non era assolutamente un fallo da parte del giocatore romano. Però ecco, abbiamo visto come lo Scauri ha cercato di recuperare palla, insomma dimostrando una reattività che in quel primo quarto che abbiamo appena visto non c'era stata. Lombardo si prende il pallone, lo consegna poi a Busco, riparte il playmaker di Adessi, ancora Busco, prova a circonnavigare, due su di lui, esce fallosamente Alberto Fiorentino. Fiorentino, un buon giocatore di stazza ed è un classe 92, giovanissimo anche lui, il numero 13. Sì, è un buon giocatore, lo sta dimostrando, sta lottando quasi alla pari con Bagnoli, insomma, un giocatore che ha un'esperienza da vendere e sta dimostrando, insomma, una buona classe.
Intanto Odone mi sembra quello più in palla oggi. Beh sì, Odone fa un lavoro sporco, è stato un graditissimo ritorno a Scauri di Odone dopo l'esperienza pluriennale a Formia dopo la promozione in Serie C di anni fa. Sta dimostrando che nonostante siano passati alcuni anni è un giocatore ancora molto valido e quest'anno sta dando un notevole contributo allo Scauri. Intanto Bagnoli si prende il pallone sotto, dentro per Scauri, altri due punti, 23-18, e lo Scauri ha rimesso le cose in chiaro. Tanto Palson scivola, non c'è fallo su due parti Lombardo, Busco passa in mezzo a due, si perde il pallone all'ultimo sul tocco di Rosati, ma aveva fatto una gran bella cosa Busco. Sì, ha fatto una bella azione, finta di passaggio al centro per Odone e poi ha puntato a canestro ed è stato intercettato il suo pallone. Comunque ecco, dobbiamo far osservare che lo Scauri adesso ha messo un parziale di 18-0 e quindi insomma ha rimesso in carreggiata quelle che sono le dinamiche di questa partita. Intanto Bagnoli prova a prendere punti, ci riesce, altri due punti, sono usciti 8 e 11 praticamente Rosati e Bilotta. Sono rientrati in campo il numero 9 Lombardi e fa il suo esordio in gara il numero 14 Ciancaglini. Tanto Palson prova a nascondere il pallone a Bertoldo, Lombardi, Ciancaglini, buona sua azione centrale, mette dentro due punti il numero 14 e praticamente smuova lo zero in questo quarto per la squadra ospite. Intanto Lombardo chiuso da due uomini, commette fallo Lombardi. Pronto a rientrare anche Aspidi per la squadra ospite, vediamo chi gli lascia spazio. Fuori allora Fiorentino. Fiorentino per Aspidi, questo è il cambio chiesto dal coach Auditore. Sarà Scauri a gestire il pallone, 20 secondi, 25 a 20. Arriva Lombardo, si prende la sfera. Ancora Lombardo, tentativo in solitaria, fallo più canestro per lui, costringe all'azione fallosa il numero 15 Gazzineo. Quindi 27-20, Scauri che praticamente ha lasciato fermo la PDB ed è salita a quota 27. Sì, appunto, abbiamo visto anche queste ultime due azioni che ha fatto Lombardo, finta di tiro e penetrazione. Il rimbalzo in attacco di Bagnoli che è stato sporcato da Palson e ha messo la palla fuori, quindi mi sembrano sciocche queste proteste da parte di Bagnoli che forse voleva un fallo. Comunque come dicevo, ecco due belle azioni di Lombardo che hanno sortito quattro punti. Tanto va in attacco la PDB, Bertoldo si prende la sfera, può guidare lui il contropiede, c'è Lombardo che si propone, subito servito, si gira e tira. Peccato per lui, scivola all'ultimo momento Lombardo, subisce praticamente l'infrazione di passi. Buono però il movimento di Andrea Lombardo. Tanto pronto a rientrare Ricciotti, esce tra gli applausi Busco. Buona la sua prestazione fin qui, Giorgio Busco, due falli per lui. Il giusto cambio per Dante Ricciotti, almeno al momento, visto che il numero 5 non è al 100%. Pazzo intanto, si prende il tiro, dentro il pallone per lui. Altri due punti, 27 a 23, tre punti allora per Palson. Mentre sarà Ricciotti a giocare, pronto anche il cambio di granata in campo. Pescauri uscirà, se non vado errato, Bertoldo, autore del canestro in questo momento, mentre Palson commette fallo. Dovrebbe essere il secondo fallo di Palson. Intanto dentro granata, fuori Lombardo, non Bertoldo. Secondo fallo per Palson, quindi fuori Palson e dentro il numero 7 Fabrizio Rosso, anche lui esordio in gara. Un buon giocatore Palson, ma già a due falli dovrà riposare anche lui. Beh sì, lo fa riposare insomma, sta dimostrando il valore che fino adesso nelle precedenti 5 partite ha messo in campo, dimostrando di essere il miglior realizzatore della propria squadra. Insomma, adesso l'allenatore in panchina gli sta dando delle indicazioni sul proseguo della partita, è anche giusto che prenda un po' di riposo pure lui. Intanto passi di Gazzineo, annullato praticamente l'azione in attacco,
30-23 per Scauri che conduce. E parlando di marcatori, dobbiamo dire che Palson è il migliore dei suoi 52 punti stagionali fin qui, mentre dall'altra parte risponde Bagnoli, 82 punti personali, sicuramente aumenteranno in questa stagione i punti di Bagnoli, che viaggia con una media altissima, praticamente 27,3 punti a gara. Un bel bottino quello di Simone Bagnoli. Beh, Simone Bagnoli è un crack per questa categoria, lo sta dimostrando, 27 punti di media e mi pare 14 rimbalzi a partita. È probabilmente il miglior giocatore che c'è nel girone, se non addirittura in tutta la Serie C. Le statistiche lo dimostrano, ma non servono le statistiche, perché Bagnoli è un giocatore che ha un curriculum nel quale vogliamo ricordare la Coppa Europa che ha giocato con Roma, insomma, quindi un giocatore per il quale questi sono palcoscenici sicuramente di secondo piano. Però non dimentichiamoci che è Bagnoli che ha chiesto insistentemente di tornare a giocare a Scauri dopo la parentesi di 2 anni fa in Serie B, e questo dimostra come un giocatore del suo livello sia stato accolto benissimo a Scauri, si sia trovato molto bene e abbia voluto continuare a sposare la causa di Scauri. Quindi insomma, questo è un biglietto da visita per la società importantissimo, avere un giocatore che insomma del livello di Simone Bagnoli che abbia chiesto di tornare a giocare a Scauri. Stessa storia che per Dante Ricciotti, anche lui un giocatore che tranquillamente può giocare in Serie B e addirittura ha accettato la risalita per Scauri. Sì, già dall'anno scorso è stata per lui una scelta di cuore oltre che una scelta di vita. Non dimentichiamoci anche che la compagna di Ricciotti gioca nella pallavolo Minturno, insomma in Serie B, quindi insomma è stata una scelta che lui ha ponderato e diciamo la sua grossa professionalità gli ha permesso di dire io vengo a giocare a Scauri anche se giocasse in Serie B, in Serie D come era ipotizzabile l'anno scorso, insomma. Quindi questo vuol dire come lui si fosse trovato molto bene in questa società e la società l'ha ripagato allo stesso modo. Intanto Granata, bellissimo il lancio di Odone che ha tagliato il campo, stile rugbistico, il quarterback Odone riuscito a mettere dall'altra parte per Granata che ha solo potuto insaccare. 34-23, riparte Ricciotti, semina via un avversario, poi tentativo di terzo tempo bloccato dal fallo del numero 14, è già il bonus la squadra romana, mentre arriverà il cambio, entrerà Violo in campo, è pronto anche Pierucci a rientrare sul parquet, va fuori Aspidi, terzo fallo per lui e va fuori anche Bagnoli che va un po' a rifiatare, entra Violo, quindi si sposta Odone a fare da centro, mentre ci saranno le due ali Granata e Guido Violo, anche se Granata normalmente è una guardia. Primo tiro che va fuori per Ricciotti, 34-23, 4 minuti e 31, ogni fallo manderà Scauri in lunetta. Intanto dentro il pallone tutto fermo, c'è il cambio, Rosati in campo, fuori il numero 14 Ciancaglini, è calata vistosamente la squadra ospite in questo secondo quarto. Ma è calata un po' sicuramente, di contro però dobbiamo dire che lo Scauri è cresciuto tantissimo, non è più, è la bella copia di quello che avevamo visto nel primo quarto, insomma ha cominciato a giocare come sa giocare il basket Scauri e lo dimostra adesso questa palla intercettata da Odone che ha fatto un cost to cost bellissimo e che l'ha portato a segnare. Questo parziale di 32-5 la dice tutta sulla differenza tecnica in campo in questo momento. 37 Scauri, 23 per la PDB, intanto il tiro di Pierucci sotto, Fiorentini si riprende il rimbalzo, lotta Odone, si prende la sfera, va a servire Ricciotti, passaggio verso Guido Violo, tutto chiuso, mette dentro il pallone Guido Violo. Ancora una volta però è stato Angelo Odone la chiave di volta in questo momento per Scauri, ma da quando è entrato lui Scauri non ha sbagliato più nulla. Come ho detto prima, Odone fa un lavoro sporco di grande sostanza ed è stato sicuramente un bellissimo ritorno e un'ottima rivelazione, insomma ritornare poi a giocare
a questi livelli dopo tanti anni. Però vorrei spendere una parola anche per Guido Violo, che comunque anche lui dopo molti anni è tornato a giocare a Scauri, e insieme a Udone stanno dando un contributo determinante a questo primo posto che lo Scauri ha conquistato dopo queste prime 5 giornate di campionato. 39-23, si va in panca, chiamato time out dai due allenatori. Chi deve far sentirsi di più per il momento? Ma Tiziano Addessi si deve far sentire per non far abbassare la tensione alla propria squadra. Hanno ripreso le fila del discorso, adesso sono volati da meno 13 a più 16, ma questo non vuol dire che la partita l'abbiano già vinta. Di contro l'allenatore della PDB deve mantenere alta la tensione a sua volta della propria squadra, in modo tale che l'adrenalina dei suoi giocatori permetta loro di poter continuare a restare in partita e a non prendere poi un passivo a fine gara troppo importante. Quarto che ha visto già praticamente 25 punti per Scauri e praticamente 5 soli per la PDB, un brutto parziale, ha segnato 5 volte tanto Scauri in confronto alla PDB. Il Dream Basket Roma deve fare qualcosa in più per tenere il passo dei Delfini. Tanto va ai liberi Lombardi, primo libero che si insacca, seconda possibilità per lui. Lombardi, pallone a ferro, ancora un rimbalzo di Odone. Ricciotti, va Odone a tagliargli via l'avversario. Pronto Dante Ricciotti, vuole innescare i suoi. Osserva il piazzamento dei compagni, serve Guido Violo. Violo prova la penetrazione in mezzo a due uomini, mette dentro il 41esimo punto scaurese. 41 Scauri, 24 Roma. Pronti ad entrare Palson e Aspidi, due che avevano fatto un grande primo quarto. Rosati, Pierucci va a cercare addirittura il tiro dalla distanza, poi Ricciotti si prende il pallone, serve per Guido Violo, parte in velocità Guido Violo, si incunia e insacca dentro. È un gioco tipico di Guido Violo, appena si ruba palla lui parte in contropiede, e lo abbiamo già visto diverse volte da questo inizio di campionato. Anche lui sta facendo un lavoro molto scuro, però è molto concreto, perché alla fine è il terzo miglior realizzatore del basket Scauri quest'anno, di grossa sostanza sotto canestro, sempre preciso, non improvvisa mai, insomma, quindi sta dando il suo contributo. Lo Scauri è già quasi 20 punti avanti, insomma, adesso speriamo che non sia solo Accademia il secondo tempo. Ricciotti semina avversari come si semina il grano, mette dentro 45-24. Praticamente Scauri ha 21 punti in più della squadra ospite. Aspidi mette in movimento il pallone per il tiro da tre di Rosso che insacca. Riparte Ricciotti al raddoppio Roma, che praticamente per un attimo aveva 4 giocatori su 5 nel campo di Scauri giocando in fase difensiva. Dicevo, Cesare, Roma per un attimo aveva 4 giocatori nel campo di Scauri giocando però in fase difensiva. Sì, esatto. Esatto, è come dici tu, la stessa cosa. Adesso vediamo come loro comunque probabilmente hanno dato molto nel primo quarto e adesso cominciano a risentire di questo sforzo profuso, perché insomma stanno facendo dei passaggi e perdendo delle palle in modo forse troppo banale rispetto a quello che avevamo visto nel primo quarto, insomma. 48-27, ancora il vantaggio di 21 punti per Scauri che va in lunetta con Guido Violo. Primo libero che si insacca per Guido Violo, seconda possibilità allora per lui, che può andare a cercare di allungare per le maglie bianche di Scauri. Violo 2 su 2, 50 Scauri, 27 per Roma. Praticamente manca poco a doppiare gli avversari per i ragazzi di coach Addessi. Tanto tentativo di tripla che non va. Bertoldo prova a partire lui, gli ruba la sfera per un attimo il numero 6 Pierucci, poi dopodiché ancora Ricciotti compie un gioco di prestigio, subisce fallo Guido Violo. È stata bella quell'azione, praticamente pallone rubato e contro risposta di Ricciotti che si porta via il pallone.
Beh sì, lo Scauri sta facendo vedere insomma quello che è il tipo di gioco che vuole impostare adesso. Prendi palla e corri, subito apertura in contropiede, Violo è il punto di riferimento da questo punto di vista, Ricciotti ha rubato una bella palla, lo ha lanciato in contropiede, il fallo e adesso i tiri liberi. E Violo è inesorabile, firma il 51esimo punto di Scauri. Quando manca 1:21 al riposo lungo, secondo punto consecutivo, 52-27, e praticamente Scauri è un rullo compressore in questo quarto. Faremo poi le somme, basti pensare che siamo partiti dal 14-18. Ferro solamente, sfortunata Roma, riparte Scauri, Dante Ricciotti. Potremmo dire quasi un quarto accademico da incorniciare per Scauri, tantissimi punti, quasi 40 punti. No, 40 punti col dai e vai di Busco con Odone, un parziale di 49 che la dice lunga sulla differenza in campo. Hai detto bene te, un secondo quarto d'accademia in cui lo Scauri ha fatto vedere, giocando da par suo, come insomma la differenza in campo sia questa. Intanto doppiata la squadra romana, 27-54. Pierucci si prende il pallone, prova la penetrazione, fuori per Palson, un po' in ombra, mette adesso dentro una tripla, 30 per APDB, 54 Scauri, 24 punti di differenza tra le due. Ricciotti, ancora Ricciotti, prova a seminare gli avversari in un posto dove, in un punto dove ci sono solo maglie blu. Passaggio all'indietro, Busco, Ricciotti, ancora dietro, Granata, va al tiro, ferro solamente, poi non si riesce a prendere il pallone Busco. Pallone fuori per la squadra ospite. Contesta un po' il pubblico in questa fase. Era un po' dubbia la detenzione della palla sul tiro perché è fischiato la sirena dei 24 secondi e Busco sta chiedendo lumi all'arbitro, però l'arbitro ha deciso che la palla è della PDB, quindi insomma non stiamo qui a sottilizzare quando il vantaggio è di 24 punti. Fuori Ricciotti, dentro di nuovo Beltoldo, il tiro di Palson va a distanza, ferro solamente, quasi ferro devo dire così, mentre va dentro il pallone di Aspidi. 54-32, se non vado errato, dovrebbe essere questo la chiusura di quarto e linea che va alla ripresa. Si ricomincia a giocare allora per quello che sarà la seconda parte di gara, 54-32, questo è il punto di start tra le due formazioni. Vi ricordo sempre che le immagini sono guidate dalla nostra Tiziana Palombi. Riparte Scauri mentre si fanno sentire gli sconvolti con Elia Mancini. Ferro solamente della squadra ospite Granata, mette fuori il pallone. Rimessa che sarà allora della squadra romana, con il numero 6 Pierucci. Pierucci va a servire per il canestro che arriva da parte di Fiorentino. Riparte Granata che consegna la sfera a Ricciotti, dentro Granata, fuori Violo. Questa è la scelta di coach Addessi in questo inizio di terzo quarto. Lombardo, Bertoldo, ancora Bertoldo, il passaggio verso Lombardo, Bagnoli tutto solo, solo ferro per lui. Si era liberato bene di Parson. Granata, palla fuori, rimessa che sarà di casa Roma. Aspidi per il numero 11 Pilotta. Parson prova a seminare Lombardo, si prende il tentativo da tre, ferro solamente, riparte Ricciotti,
c'è libero Lombardo che ha preso metri, preferisce servire Bertoldo, va al tiro da tre, la mette dentro lui, 57 Scauri, 34 Roma. Riparte il numero 11 Pilotta, Pilotta va al tiro, ferro solamente, riparte Ricciotti, ancora Ricciotti, passaggio a servire Pagnoli, dai e vai, poi ancora Lombardo, cerca la tripla, ferro solamente, rimbalzo di Aspidi. Cesare, le due squadre stanno giocando di liscio in questo momento. Adesso hanno cominciato quasi con il corriettira, lo Scauri nell'ultima azione ha fatto una bella azione di squadra, peccato che non siano riusciti a segnare, ecco. Però questa circolazione di palla gli permette di aprire la difesa, come in questo caso Lombardo è riuscito a segnare e a portare a più 25 il divario tra le due squadre. Pallone messo fuori verso Palzon, il passaggio del fiorentino, ancora Palzon, deve avere due, tentativo di tripla, solo ferro Bagnoli, si impossessa del pallone, taglia il campo Ricciotti per Lombardo, ferro solamente, eccesso di zelo questa volta per Lombardo, doveva solo insaccare. Beh sì, diciamo che ha tirato con troppa convinzione di aver già segnato, è vero anche che era molto sotto canestro, queste cose ci possono stare. Certo, non dobbiamo abbassare la guardia, perché insomma stiamo giocando con una squadra decisamente inferiore alla nostra, però non bisogna dimenticare che questi canestri vanno segnati sempre e comunque. E allora auditore è costretto a chiamare il time out mentre si incendia la rozzina scaurese. Si fanno sentire gli sconvolti dopo praticamente i primi due quarti di sciopero, tra virgolette potremmo dire così. 59-34, questo dice il punteggio, con Scauri che ha messo dentro 5 punti, ne ha messi solamente 2 la squadra ospite. Intanto non so se Tiziana Palombi riesce ad arrivare sul gruppo degli sconvolti. Questa è un'altra realtà di Scauri, Cesare, che accompagna la squadra, quasi il sesto uomo. Assolutamente sì, è quella benzina che dà ancora maggior forza alla squadra durante le partite in campo. Prima dicevi giustamente, non sembra una partita da pallaborrelli. In effetti nel primo quarto i tifosi sono stati in silenzio, i motivi non li conosciamo. Adesso nel secondo tempo hanno cominciato a tifare come loro sanno, con la stessa intensità con la quale hanno accompagnato la squadra domenica scorsa nel derby di Formia. Quindi questa è a dimostrazione che loro sostengono la squadra sempre e comunque, indipendentemente da chi sia l'avversario che lo Scauri ha di fronte. Tanto il pallone gestito da Aspidi, Granata commette, anzi costringe al fallo di passi Aspidi, bravo Granata a chiudere ogni varco possibile e anche immaginabile in certi casi ad Aspidi. Si va ad asciugare il parquet per la caduta di Bertoldo. Si parte allora con Ricciotti, altissimo Pierucci, comincia a marcare praticamente da sotto la campana Pierucci al buon Dante, e il Dante lo semina lì, poi circolazione di palla scaurese, Granata ancora fuori per Lombardo, Bertoldo dai vai, può cercare il tiro, ferro solamente, nulla a fare, poco fortunato Lombardo. Riparte allora Belotti, Belotti, Pierucci, dentro il pallone per lui, tripla del numero 6 Riccardo Pierucci, 59-34. Non bisogna adesso farsi prendere dalla soddisfazione di essere comunque in avanti per Scauri, bisogna rispondere come fa adesso Bertoldo. Sì, se non sbaglio Bertoldo ha 3 su 3 da 3 punti, comunque lo avevamo visto anche nell'azione precedente con il tiro da 3 punti di Lombardo, un'azione che è stata costruita veramente molto bene, in cui ci sono state più occasioni per poter tirare, alla fine aveva tirato Lombardo che è stato molto bravo. In questa occasione forse l'arbitro avrebbe potuto fischiare lo sfondamento, perché non dimentichiamoci che Lombardo è anche un grandissimo difensore e si sa prendere molto bene degli sfondamenti, ma comunque sono appunto delle piccole considerazioni. Lo Scauri devo dire che adesso in questo secondo tempo sta giocando molto più di gruppo. Pallone sotto, Pierucci cerca un cliente a cui servire il pallone, trova solo Bertoldo,
riparte Ricciotti, cost to cost per lui, sotto per Bagnoli, dentro il pallone del grande pivot di Casa Scauri, Simone Bagnoli. Pierucci, anzi Bilotti, Bilotta, serve sotto per Aspidi, scivola e sbaglia il passaggio Aspidi, allora Bilotta non può far altro che prendere il pallone, bloccare l'azione per infrazione di campo e rimandare il pallone in rimessa per Scauri, che avrà 24 secondi da attaccare, 6 minuti e 07 per chiudere il quarto e 64-32 come punteggio, a 37 scusate. Ricciotti, c'è il tentativo di blocco di Bagnoli, non lo sfrutta Ricciotti, va in solitaria, insacca dentro, 66 Scauri, 37 Roma, 5 punti per gli ospiti, praticamente 12 per Scauri. Pierucci sotto a cercare Fiorentino, Fiorentino le prese con Bagnoli, concede con quel tiro Granata, si prende il rimbalzo, riparte Dante Ricciotti, è pronto ad entrare il numero 14 Ciancarini, fuori il pallone per Bertoldo, sbaglia questa volta Bertoldo il tiro, ma Bagnoli è pronto a correggere sotto, nulla da fare, errore per Scauri, tanto bella questa azione per Aspidi che si prende fallo più canestro, brava Roma a partire. Sì, brava Roma a ripartire in contropiede, insomma un'azione onestamente che non ho capito quel fallo fischiato dall'arbitro a Bertoldo, anche perché c'era una certa distanza fisica tra i due giocatori, ma comunque sia queste sono partite che servono anche agli arbitri per maturare, insomma parliamo di una Serie C, quindi dove sono arrivati questi due arbitri quest'anno che già l'anno scorso avevamo visto giocare e arbitrare in Serie C2. Un momento in cui non si capiscono con Bagnoli, comunque ecco, sono cose che possono capitare, come dicevo anche per gli arbitri sono partite importanti perché serve loro per fare esperienza, maturare e poter ambire a essere superiori. Fino ad adesso insomma abbiamo visto arbitraggi mediocri, devo dire, non abbiamo ancora visto coppie arbitrali a livello del basket Scauri, ma come anche della Fabiani Formia, dell'Aprilio e del Valmontone, che sono quelle che sono le squadre probabilmente più attrezzate per puntare ai playoff e alla promozione. 66-41, due punti di Palson, allora riparte Dante Ricciotti, la distanza è di 25 punti tra le due formazioni. Dante Ricciotti sotto, il tentativo di imbeccata che trova pronto Bagnoli, 68 Scauri, 41 Roma, le due squadre stanno giocando veramente ad alta velocità. Palson, Lombardo per un attimo mi ruba il pallone, Bilotta, Bilotta prova per reazione su Bertoldo, si prende il tiro, fare solamente Ricciotti, circunnaviga e si prende il pallone, ancora Ricciotti, il fallo su di lui da parte di Pierucci, l'aveva lasciato sul posto Dante Ricciotti, pronto il cambio, dentro Lombardi, fuori Pierucci, prende in consegna Dante Ricciotti, allora Lombardi, cambio di playmaker, Ricciotti serve per Bagnoli, lo prova a marcare Alberto Fiorentino, ancora pallone restituito a Ricciotti, arriva Granata a prendersi la sfera, Bertoldo semina due avversari sotto il gancio a canestro, punti 70 per Scauri contro il 41 della Roma. Bilotta prova a seminare Bertoldo, passaggio per Fiorentino, non si intendono i due, pallone buttato via, 4-14, stanno mettendo giù comunque un buon gioco sia Scauri che APDB Roma. Sì sì, lo Scauri sta diciamo rodandosi ancora, siamo solo alla sesta partita, ne abbiamo parecchie davanti, sta facendo vedere molto bene un gioco di squadra con giocatori che è la prima volta che giocano insieme, un Bagnoli, un Bertoldo, un Ricciotti, un Lombardo, insomma lo Scauri si sta rodando, ben amalgamati da Dessi, speriamo che sappiano portare avanti e migliorare ancora di più questa loro amalgama. Anche la squadra romana sta dimostrando
di poter reggere molto bene il campo anche in Serie C. Come abbiamo detto, sono giovani, devono fare esperienza, non dimentichiamoci che sono stati ripescati in Serie C dopo che l'anno scorso comunque avevano disputato un ottimo campionato e dei ottimi playoff in Serie C2, per cui insomma è stato anche un premio per loro, e adesso non possono altro che fare esperienza partita dopo partita. Tanto pronto il doppio cambio, andranno dentro Odone e Violo per Scauri. Staremo a vedere chi lascerà il parquet. Intanto Lombardo si tiene il pallone, tutto chiuso, Bagnoli va a girarsi, non riesce a insaccare, subisce fallo Bagnoli. Cesare, come vedi questa marcatura? Certe volte addirittura tre uomini su Bagnoli. Beh, sono quei raddoppi che gli allenatori mettono su certi giocatori, l'abbiamo visto domenica scorsa a Formia dove addirittura c'era un doppio marcamento su Bagnoli che veniva triplicato in certe situazioni. È ovviamente l'uomo che ti fa la differenza, per cui è quello che devi fermare, e come abbiamo visto in questi casi non sono bastati tre giocatori a contrastarlo al rimbalzo. Fuori Lombardo, non del tutto soddisfatto del cambio, doveva tirare un altro libero Bagnoli, qui un po' in errore i due arbitri, doveva tirare due liberi Bagnoli perché non aveva messo il pallone dentro. Vediamo un po', altro tiro libero per Bagnoli che guarda in tribuna. Vabbè, ci può stare, dai, un po' di calo d'attenzione. Bagnoli che potrà allora andare a cercare un altro punto che porterebbe Scauri a 72. Va Bagnoli, pallone dentro. Arriverà il cambio allora, fuori Bagnoli, dentro Odone. Può rifiatare il centro di Scauri. Sì, questa è una partita dove comunque deve avere il suo minutaggio, perché comunque Bagnoli non è più un ragazzino e queste partite gli servono anche per mettere su fiato, al tempo stesso è anche l'occasione per far ruotare molto la panchina dello Scauri, che ha anche due giovani che vedremo entrare fra poco, perché insomma il divario che c'è di quasi 30 punti permetterà ad Addessi di far ruotare tutti e 10 giocatori che ha a disposizione. Un po' di dubbi su questa chiamata di fallo su Granata, fatto sta che dovrebbe andare dalla... no, rimessa sotto allora, 72-44, rimessa sotto per la squadra ospite che giocherà con Ciancaglini. Passaggio a cercare il numero 15 Gazzino, che commette infrazione di passi. Praticamente mancano solo Sfavillante e Scampone in campo per lo Scauri. Sì, probabilmente Addessi, come suo solito, li metterà in campo nell'ultimo quarto, dando spazio e possibilità a questi due ragazzi del vivaio scaurese di fare ulteriore esperienza. Fino adesso hanno quasi sempre giocato in queste partite, tranne domenica scorsa a Formia, dove l'intensità e il risultato, che si è risolto solo negli ultimi 3-4 minuti, non gli ha permesso di ruotare anche loro. Stasera sicuramente nell'ultimo quarto li vedremo in campo. 72-46, e secondo me la Roma deve avere una benzina super in corpo, perché vedo i giocatori che vanno sempre a raddoppiare sul portatore di palla, a triplicare addirittura su Bagnoli. Alla lunga queste cose le dovresti pagare. Come abbiamo già detto prima, è una squadra giovane, hanno più risorse, più benzina in corpo di un giocatore magari più anziano, che gioca anche con l'esperienza oltre che con la tecnica, per cui loro possono sicuramente avere quel quid in più che gli permette insomma di fare determinate giocate, associate anche a un inevitabile calo di tensione da parte dello Scauri. Intanto Odone manda a farfalle il diretto avversario, 74-47, insacca due punti il numero 20 di Scauri. Palson chiama lo schema ai suoi, arriva il blocco su Violo, ancora Palson tutto solo, prova a sfondare, palla fuori, ultimo tocco di Scauri. Rimessa allora che sarà per lo stesso gruppo romano, che andrà a giocarsi sotto in 9 minuti, in 9 secondi.
A disposizione sarà il numero 14 Ciancaglini a mettere in gioco il pallone, fuori a cercare il numero 9 Lombardi. Tentativo di Pilotta, dentro, 3 punti per lui, 74 a 50, 24 punti in avanti Scauri. Ricciotti, il tentativo di blocco di Granata, ancora Ricciotti sotto a cercare Guido Violo, palla fuori, rimessa per Scauri, 12 secondi per concludere questa azione. Ricciotti osserva il piazzamento dei compagni, va a servire Granata il pallone di Bertoldo. Granata in velocità sbaglia il tiro, poi si perdono tutti il pallone, commette fallo Angelo Odone, fallo del numero 20, e praticamente si va dall'altra parte perché Scauri è già al bonus, quindi ogni fallo costerà 2 liberi a Scauri per questo 1.53 ancora da giocare. In lunetta Pilotta, Pilotta il suo libero, ferro e poi dentro il pallone che balla un bel po'. Seconda possibilità allora per il numero 11 Romano. Pronto Pilotta allora, vediamo come conclude la propria azione. 2 punti allora, 74-52. Riparte Dante Ricciotti quando praticamente manca quasi 1 minuto e mezzo. Pallone servito a Bertoldo, riesce in penetrazione Bertoldo, poi Granata si prende il tiro dalla distanza, ferro solamente Pilotta, si prende il pallone lui, passaggio a cercare Palzon, in 3 addirittura in attacco per la squadra della Roma. Può ripartire Ricciotti allora, 74-54, 20 punti di differenza, 1.26 da giocare. Ricciotti prova la penetrazione, tutto chiuso, 3 uomini addosso, addirittura 4. Bertoldo in azione dove ci sono solo maglie blu, si prende il pallone Gazzini, può ripartire Pilotta, la sua penetrazione chiude tutto, Guido Violo di piede e al momento chiama subito time out Adessi. I quarti dispari sono comunque favorevoli alla squadra di Roma. Ma come dicevamo prima, non demordono, giocano la loro partita, la giocano bene. Lo Scauri ha avuto un calo di tensione, 30 punti avanti, è normale che sia così, gestisci la partita. Forse la stanno gestendo in modo un po' troppo allegro e ballerino e questo ha permesso alla PDB, che sta facendo la sua onesta partita, di recuperare e di rientrare a meno 20, insomma, quindi una bella partita. Intanto però i numeri dicono 20 a 22 in questo quarto. Sì, 20 a 22 perché, insomma, l'abbiamo detto, dopo un primo tempo in cui lo Scauri ha preso le misure e ha dato il break alla partita, adesso ovviamente si equivalgono e giocano alla pari, insomma, gestendo il risultato e mantenendosi 20 punti la differenza. Si torna in campo, si è andata alla lunetta per i liberi a favore del, anzi no, rimessa da giocare con 19 secondi a disposizione. Pilotta, Palzon, era fuori il giocatore romano. Rimessa che sarà allora di Guido Violo, riuscire a concretizzare la squadra romana. Si riparte allora con Dante Ricciotti, Ricciotti porta a passeggio il pallone, Pilotta, non ci sono aiuti, arriva Bertoldo a rimorchio, si prende la sfera, Bertoldo, Guido Violo si gira e tira, ferro solamente, a rimbalzo è più lesto di tutti Gazzinio, parte Palzon, arbitro blocca tutto, infrazione di palleggio di Palzon che comunque non aveva trovato pronto Gazzinio, richiamato Angelo Done dal direttore di gara. 74 a 54, si dovrà rimettere in gioco dalla zona di campo di proprietà dello Scauri. Granata trova subito Ricciotti,
In avanti Dante Ricciotti, serve per Bertoldo. Bertoldo prova la penetrazione, scarica verso Granata, ma c'è il fallo. Credo che sia di Paulson il fallo, vediamo un po'. No, fallo del numero 14. Fuori allora Ciancaglini, in campo torna Rosati, pronto ad entrare anche Bosco, esce Dante Ricciotti. Segno che adesso comunque fa rifiatare il suo playmaker. Sì, è anche giusto che metta in campo Busco, perché insomma Busco ha dimostrato di saper reggere molto bene il campo. È anche giusto che faccia rifiatare Ricciotti in una partita dove non è necessario il contributo per 40 minuti appunto di Ricciotti. 76-54, praticamente 22 punti a testa per le due squadre in questo quarto, quando praticamente mancano meno di 10 secondi. Paulson, passaggio proprio a Bertoldo, sbaglia nell'appoggio. Violo appoggia Busco, a Granata, Bertoldo, Busco, chiama lo schema, 7 secondi da gestire, Busco prova la penetrazione, Odone, poi si prende il tiro Odone, nulla da fare, passi chiamati dal direttore di gara. Allora un secondo e uno, praticamente bisogna tirare da lì per la squadra ospite se vuole trovare il canestro prima della sirena. Rosati, Paulson, sbaglia il tiro, impatta su Bertoldo, 76-54. Diamo un po' di numeri, Cesare, di questo quarto. Beh, insomma, abbiamo adesso il tabellino, il quale dice che Bagnoli ha 18 punti con 12 rimbalzi, Bertoldo ha 16 punti, Violo ha 14, Lombardo 9, Ricciotti 5 del quintetto base. La sua parte la fa sempre come al solito anche Odone, che ha messo a segno 8 punti. Vediamo di contro anche che Bagnoli ha delle percentuali, dobbiamo dire, piuttosto basse rispetto al suo standard. Bagnoli viaggia quasi il 70% di realizzazione da due punti, oggi ha un modesto 6 su 13, che lo colloca sotto il 50%, mentre Bertoldo dimostra sempre di valere quello per quale è stato chiamato qui a Scauri, con un 75% al tiro da tre punti. Dall'altra parte invece vediamo a 3 su 4, sì, infatti, mentre dall'altra parte il solito Paulson con 12 punti e Lombardi con 11 sono i giocatori che stanno tenendo maggiormente testa allo Scauri. Di contro un fiorentino, il lungo della PDB, che si sta difendendo molto bene sotto le planche, dove fino adesso ha conquistato 9 rimbalzi, insomma, quindi che non sono pochi al cospetto di un signor giocatore quale Bagnoli. Ultimo quarto, quello che ci apprestiamo a vivere, 76-54 è il punteggio al momento del tabellone. Un quarto che ha sorriso il terzo alla squadra ospite, con 22 punti lo scherma, 24 della PDB. Una PDB che vince il suo secondo parziale, mentre Odone va a cercare il tiro, ferro solamente, rimbalzo di Gazzino, poi Paulson. Diciamo una PDB che ha vinto due parziali, 14-18 anche nel primo periodo, nel mezzo c'è il 40-14 di Scauri, che al momento sta decidendo la gara. Dentro il canestro di Guido Violo, 78-54. Riparte Rosati, che deve fermarsi per non commettere passi. In campo Busco, Violo, Lombardo, Bertoldo e Odone. Questo è il quintetto scelto da Coach Adessi. Intanto il passaggio comodo per Lombardi, gli stoppa la sfera Lombardo. Rimessa da giocare con 6 secondi a disposizione. Pallone consegnato a Bertoldo, riparte Violo, cost to cost per lui, ci sono 3 maglie blu di fronte a lui. Lombardo voleva forse il tiro a Dessi, ancora per Guido Violo, tutto chiuso, va al tiro forzato, sfortunato Violo, sarebbe stato il canestro della domenica, non ce l'aspettavamo. Intanto Bertoldo dentro il pallone di rapina. Sì, Bertoldo sta dimostrando ogni partita di più il suo valore e il suo talento. Ha rubato questa palla a tre quarti campo sul rimbalzo difensivo della PDB, è andato in contropiede,
ha subito anche fallo e ha segnato l'ottantesimo punto per lo Scauri. Un Bertoldo che anche stasera è arrivato quasi a 20 punti, insomma sta dimostrando tutto il suo valore. Non dimentichiamolo che insieme a Bagnoli segnano una media di quasi 48 punti a partita per lo Scauri, che non sono pochi. Pallone in gestione per l'APDB, Palson, passaggio all'indietro, Bilotta, dentro il pallone ancora per lui, è uno che ci becca spesso e volentieri dalla linea dei tre punti. 81-57, Busco. Lombardo, dentro la tripla per lui, si risponde di tripla in tripla, 84-57. Sotto per Gazzineo, cerca il tiro addirittura, ferro solamente Bertoldo, si prende il rimbalzo, va a viaggiare Busco. Busco riesce a penetrare, poi va in zona dove ci sono solo maglie blu. Odone subisce fallo dal numero 8, Rosati. Dentro il numero 7 rosso e dentro anche Fiorentino, fuori Gazzineo e Palson per il coach auditore. Allora Odone lì dai liberi, primo tiro, ferro solamente, 84-57 che non cambia, mentre già qua da due falli la squadra ospite. Ancora Angelo Odone, secondo libero per lui, questa volta si concretizza, 85-57, può ripartire Bilotta. Le prese con Bertoldo, Bilotta, passaggio verso Rosati, poi Lombardi a cercare Rosso, prova la penetrazione Rosso, deve cercare un compagno libero, il passaggio sotto per Lombardi, bello questo tentativo, sorpreso Busco dal pallone. 85-59, Busco, Bertoldo porta a passeggio il pallone, ancora Bertoldo, Lombardo va al tiro, ferro solamente, si prende la sfera Busco, può gestire ancora 14 secondi, torna praticamente quasi al limite della sua metà campo, poi passi per Guido Violo. Nonostante il punteggio dica 85 Scauri, 59 gli ospiti, lo Scauri sta soffrendo più del dovuto contro quello che è la squadra fanalino di coda. Sì, ma è normale che sia così in questo momento della partita, 26 punti di vantaggio, è normale che insomma si tirino un po' i remi in barca e si permetta alla squadra ospite di fare un po' più lei la partita, quindi è tutto qui. Tentativo di tripla di Rosati, ferro solamente, rimbalzo di Bertoldo che si prende il pallone, Odone se lo perde per un attimo, riesce comunque a tenerlo giocabile. Busco, il passaggio sotto per Lombardo, può solo insaccare Lombardo. 87 Scauri, 59 APDB, 6 e 26 da giocare, Bilotta. Fronteggio Bertoldo. Prova la penetrazione, scarica su Fiorentino, si riprende però il pallone. Voleva il fallo in fase di palleggio a Dessi, c'è il fuori però, il pallone è toccato da Bertoldo. Rimessa da giocare per la squadra romana con 8 secondi a disposizione. Va fuori Bilotta, va dentro Pierucci. Rosati. Passaggio per Pierucci, va in penetrazione, Odone si prende la sfera, riparte Busco, Lombardo torna alle parti di Busco, dai e vai 3-2, cerca la tripla Lombardo, dentro altri tre punti che scaraventano a 90 Scauri contro i 59 della PDB. Gioca sul velluto Scauri in questo frangente, ma la squadra romana ha dimostrato di essere un ottimo sparring partner, Rosati, murato da Odone, passaggio verso Lombardo, chiama i suoi a recuperare il terreno, poi Violo si incunea, subisce fallo di Fiorentino.
terzo fallo di squadra della formazione romana. Un Viallo che aveva trovato un ottimo corridoio per entrare. E intanto Cesare, andiamo tutti in panchina, ti chiederò chi secondo te è stato tra virgolette il migliore in campo nella squadra scaurese a fine gara, perché veramente si sono viste belle giocate da più di un giocatore. Sì, assolutamente, oggi devo dire hanno fatto circolare la palla probabilmente come non si era mai visto fino ad oggi. Soprattutto un Lombardo l'ho visto molto giocare per la squadra, e questo è stato utile anche per lui, perché poi ha trovato molte soluzioni in attacco per andare a segnare. Lo dimostra il fatto che fino adesso ha segnato 14 punti, per cui insomma una squadra che oggi mi sta piacendo, considerato il diverso tasso tecnico tra le due squadre. A fine partita vedremo chi sarà stato il migliore. Termina il time out, allora 5 minuti e 33 da giocare, siamo quasi al rush finale, saremo a vedere le due squadre se lasceranno fuggire via questi ultimi 5 minuti o se se la giocheranno punto a punto come se fosse ogni pallone quello della vita, sarà da scoprire. Tanto pallone da giocare sotto per Busco, sotto per Viallo, dormita dalla difesa romana. Dentro il pallone, 92-59, il margine per superare i 100 c'è abbondantemente. Sì, mancano 5 minuti e mezzo alla fine della partita, lo Scauri ha 92 punti, speriamo tutti che questa volta riesca a raggiungere quota 100. Intanto si sta preparando in panchina Sfavillante, pronto ad entrare, probabilmente prenderà il posto di Busco, essendo Sfavillante un playmaker. Io la cosa la notavo dall'altra parte, Cesare, 5 giocatori pronti al cambio, praticamente cambia squadra Auditore in tutto e per tutto. Beh sì, alla fine ha fatto giocare molto, questo che probabilmente è il suo quintetto forte, quasi 40 punti avanti, a questo punto farà giocare le sue seconde linee, perché è giusto dare a tutti il loro spazio, è giusto dare a tutti l'opportunità di confrontarsi anche con quella che è probabilmente la squadra più forte del girone, che è il Basket Scauri. E intanto Viallo è arrivato già a quota 20 per la cronaca del tabellino. Viallo passa dall'altra parte, il passaggio a Lombardo, dentro un'altra tripla per Andrea Lombardo, e praticamente il pallone non si ferma mai, perché i giocatori della PDB rimettono subito in gioco per non dare l'addio al campo tra virgolette. Sì, stanno onorando come è giusto che sia il campo, non hanno niente da perdere, si stanno giocando la loro onesta partita. E in questi casi come si legge un cambio di 5 uomini? Come dicevo prima, dare spazio a tutti, hanno giocato gli ultimi 4-3-4 minuti, giocheranno i secondi 5 che sono probabilmente quelli che hanno giocato di meno. Viallo va al tiro, ferro solamente Odone, si prende la sfera. Ancora Scauri a gestire il pallone, Lombardo, Busco semina avversari, intanto non si ferma il pallone, passaggio di per Lombardo, tiro da tre, ferro solamente, riparte Lombardi, Pierucci da quest'altra parte, 3.23 da giocare, passaggio sotto per Fiorentino, c'era libero Rosso, commette fallo Odone, 97-59, entrerà in campo Sfavillante, lascia il posto Bertoldo. Mentre 5 giocatori per 5 giocatori della PTB. Praticamente esce una squadra, ne entra un'altra per i giocatori romani. Mini briefing anche con il coach Auditore. Aspidi. Pallone per Palson, dentro la tripla per lui. Pallone per Busco, viene avanti il playmaker di Scauri, 3 minuti e 3 da giocare, Scauri al 97, 62 fermo la PDB, Odone, fuori per Busco, pallone servito a Sfavillante, dai e vai con Busco, il tiro di Busco, murato, poi Odone si prende la sfera, solo ferro, nulla da fare per lui, può ripartire Palson.
va a mettere dentro il pallone, fallo più canestro commesso da Lombardo, che a me non sembra aver toccato l'avversario. Noi siamo distanti, l'arbitro era vicino all'azione, quindi probabilmente ci sarà stato quel tocco, poteva lasciar correre in una situazione come questa. Quello che stiamo vedendo è che adesso lo Scauri sta giocando con l'ansia di arrivare assolutamente a 100 punti e sta diventando il festival del tiro da tre punti. Insomma, dovrebbero giocare più in modo ragionato e questo gli permetterebbe di superare ampiamente i 100 punti. Pallone per Busco, quando ormai la partita ha ben poco da raccontare, si muove comunque lungo il perimetro Scauri. Violo subisce fallo, fallo da parte del numero 14 Giancaglini, terzo fallo per lui. Rimetterà il pallone Guido Violo, che mette a giro Busco, poi Lombardo, il passaggio verso Violo, in sacco due punti Violo, 99 Scauri, 65 la squadra ospite. Sfavillante a marcare Bilotta, Ciancaglini va al tiro, ferro solamente, Odone si prende il rimbalzo, esce in mezzo a due uomini a servire per Lombardo, servito Guido Violo, fallo più canestro, azione da tre punti, 101 a 65. Come voleva si dimostrare nel momento in cui hanno cominciato a giocare in modo più ragionato, in due azioni sono arrivati a superare quota 100. Insomma, bisogna non farsi prendere dall'ansia del risultato, ma giocare con la testa in modo ragionato e il risultato lo porti a casa. Fuori Odone tra gli applausi, dentro anche Scampone per la squadra ospite. Sfavillante Scampone, allora trovano minuti in campo, mentre Violo arrotonda 102, Palzon meno di due minuti da giocare, passaggio per Aspidi, Gazzineo, poi arriva sotto Ciancaglini, zacca comodo lui, Busco porta avanti il pallone, Busco a passeggio con la sfera, servito Sfavillante, cerca la tripla Sfavillante, ferro solamente, Lombardo si prende il pallone, tiro di Lombardo, altri due punti che mandano Scauri a 104. Bilotta marcare Sfavillante, ancora Bilotta, passaggio sotto per Palzon, la presa con Scampone, Aspidi prova la penetrazione, passaggio in mezzo per Gazzineo, il tiro di Gazzineo, fallo commesso da Lombardo. 1-19 Cesare, devo chiederti allora chi è stato il migliore secondo te in campo di Scauri e il migliore dei numeri. Dunque, innanzitutto vorrei dire che probabilmente oggi è stata la squadra la migliore in campo, nel senso tutti hanno giocato bene, hanno giocato di squadra portando a casa il risultato. Se dobbiamo spendere una parola per i singoli, Violo, che è il miglior realizzatore fino adesso con 25 punti, è probabilmente quello che è stato, dati alla mano, il migliore in campo. Non dimentichiamoci però che Pagnoli ha fatto la sua parte, 18 punti e 12 rimbalzi, lo stesso Lombardo con 22 punti, per cui diciamo sono questi i tre giocatori uniti al solito, vorrei dire, Bertoldo, quelli che hanno rappresentato diciamo una gerarchia di giocatori in campo. Se vogliamo trovare un miglior giocatore per la squadra romana, il solito Palzon, anche in questo caso coadiuvato da Lombardi e da Fiorentino sotto canestro, dove si è difeso molto bene. Allora Guido Violo MVP secondo Cesare Crova, va a mettere il suo 26esimo punto personale e 106 Scauri, ancora una volta Violo che può andare a insaccare il 107, vediamo se arriva, nulla a fare, solo ferro. 105 allora, 105 a 68, era stato già aggiornato il tabellone. Bisogna ripetere le operazioni di battuta quando è 07. Comincia a sfollare il Pallaborrelli, Bilotta. Per un attimo ruba il pallone Sfavillante, poi Parson dentro il triplo per lui, 18 punti personali anche per Parson.
105 Scauri, 71 la squadra ospite. Uno Scauri che continua a essere il migliore attacco del campionato, praticamente fin qui ne ha messi dentro 556 punti Scauri in questo campionato. Una buona media per i delfini scauresi. Lombardo, solo Ferro in difesa, non è tra le migliori difese dello Scauri, 335 a inizio partita, si aggiungono questi 71 punti, vanno a 406 punti subiti i delfini, per un bilancio che comunque è a loro favore. Tanto fallo di Lombardo, 26 secondi da giocare. Gara che ha ben poco da raccontare d'ora in avanti. Aspidi, va lui dalla linea dei liberi, inquadrato dalla nostra Tiziana Parombi, dentro il suo primo libero, 105 a 72. Seconda possibilità per Aspidi. Ferro solamente, riparte Lombardo. Busco, c'è Sfavillante, si prende il pallone, dentro, due punti per lui. Arrivano i punti anche dal vivaio. Bilotta gioca la PTB come se la partita non dovesse finire. Va Bilotta, si propone Palson, va al tiro Bilotta, Ferro solamente, si prende il rimbalzo a Busco ed è finita qui. Termina qui la gara, 107 Scauri, 72 a PTB. È stata una bella gara, Cesare. Alla fine sì, quando abbiamo questi risultati ridondanti è sempre una bella partita. Poi è stata giocata a viso aperto, lo Scauri ha preso le misure nel secondo quarto a una squadra che ha giocato veramente molto bene il primo quarto, dimostrando di non essere vittima sacrificale ma di giocarsela. Il primo quarto lo ha dimostrato, nel quale hanno chiuso in vantaggio 18 a 14. Poi lo Scauri è andato via nel secondo, nel terzo la PDB è ritornata sotto, ha dimostrato insomma di valere i giocatori che è in campo. Poi nell'ultimo quarto insomma è stata un po' di pura accademia, 31 a 18 il parziale per lo Scauri lo dimostra. Hanno giocato tutti, hanno segnato quasi tutti tranne Scampone, insomma dalla parte loro hanno giocato tutti anche con ottimi minutaggi, perché non dimentichiamolo che la PDP ha fatto giocare tutti i suoi giocatori, tutti almeno con 10 minuti a testa, insomma, quindi vuol dire che è una squadra giovane in cui i valori si equivalgono tra i giocatori ed è giusto che giochino tutti la partita. Allora, ti ringrazio Cesare, ringrazio anche Tiziana Palombi e la linea va al parquet. Guido Violo, MVP della partita, è stata una bella gara contro questa PD Roma che non è mai mollata sul parquet, anzi ha sempre fatto vedere ottime cose. Sì, all'inizio siamo partiti un po' contratti, ci abbiamo messo 5-6 minuti per svegliarci, però poi abbiamo fatto vedere la differenza. Uno Scauri che viaggia a ritmo di vittorie, la più bella è stata quella della domenica scorsa sul campo del Formia, ma bisogna ancora fare tanto. Sì, è solo la sesta giornata, noi lavoriamo ogni giorno per migliorare, quella di Formia è stata una bellissima vittoria, anche perché secondo me quella vale 4 punti, anche perché non è facile andare a vincere a Formia con un organico del genere. Comunque noi continuiamo per la nostra strada e vediamo alla fine dove riusciamo ad arrivare. Il tuo a Scauri è stato un ritorno, dobbiamo dire che questo Scauri è costruito tra storia passata e storia futura, perché ci sono tanti giovani e tanti che hanno fatto la storia di questo Scauri e tu sei tra questi. Sì, ormai ho passato due anni fuori, gli ultimi due anni fuori, comunque il calore, l'affetto,
Non è perché è il mio paese, però il calore e l'affetto che ci dà questa gente sugli spalti non l'ho visto da nessuna parte. La prossima si va a Petriana, una squadra che viaggia a metà classifica. Sì, loro sono una buona squadra, hanno un buon lungo che ha esperienza anche in Serie B come Polselli. Giocano insieme da parecchi anni perché me li ricordo quando giocavo a Cassino. È un campo difficile il loro perché ha pochi punti di riferimento, però noi andiamo là tranquilli a fare la nostra partita. Emiliano Tizzi fa parte di quel duo che guida questa squadra. Prima di tutto devo fare i complimenti perché l'APDB Roma mi è piaciuta tantissimo e vederla laggiù è quasi un'ingiustizia per la classifica. Io ti ringrazio per i complimenti. Diciamo che noi siamo molto giovani, quindi giochiamo come una squadra giovane. Qualche volta facciamo cose piacevoli, altre volte siamo un po' distratti. Oggi sicuramente non c'erano le condizioni per poter competere con Scauri. In altre occasioni, in altre partite siamo arrivati vicini alla vittoria, però insomma ci è mancato ancora qualcosina. Stiamo cercando un po' la volta di migliorare. Ho visto un buon lavoro fatto sui ragazzi, sui giovani, perché è vero, sì, però sono ragazzi che giocano una Serie C e da quello che ho visto sono tutti giovanissimi. C'è Palson che comunque non ha nessun timore riverenziale contro giocatori che hanno calcato altri campi. Sì. Diciamo, noi abbiamo il capitano che è un 88, poi Alberto Fiorentino, il nostro 5 che è un 92. Tutti gli altri sono dal 94 in giù. Palson è un 97, lui è islandese, gioca con noi grazie a un accordo con la Stella Azzurra e chiaramente ha insomma del talento, però deve imparare a essere un po' più continuo rispetto a quello che si è visto fino adesso. Oltretutto oggi giocava con una caviglia fuori posto, quindi tutto sommato possiamo essere contenti, ecco. Mi è rimasto un po' di sasso quel cambio a 5 nell'ultimo quarto. Lì che cosa c'è nella testa del coach? Cambiamo tutto o diamo spazio a tutti? Questo rientra un po' nel discorso della gioventù. Si fa un time out, si chiedono alcune cose e sulla rimessa si subisce canestro perché non si sa dov'è il proprio uomo. Sono cose che con una squadra composta da senior probabilmente non si fanno. Quando hai dei giovani serve anche questo perché non se lo scordino nelle prossime 2-3 partite. Spero fino alla fine del campionato almeno. Come vede il livello di questo campionato, dove ci sono squadre che scappano ma la classifica non è così lunga? Sì, però siamo ancora all'inizio. Per me Scauri, Formia e Valmontone sono nettamente superiori alle altre. Poi un paio di squadre, non so, mi viene in mente il Visnova o magari Aprilia e poi le altre sono abbastanza livellate verso il basso. Almeno insomma, questo è come per quello che ho visto finora, poi vedremo. Noi dobbiamo lottare contro diciamo, le squadre di bassa classifica per cercare di salvarci. Coach Adessi, forse si è sofferto più del dovuto contro questo APDB, però la gara è stata bella. Eh sì, dopo una prestazione di domenica scorsa, con tutte che in settimana abbiamo cercato di tenere alta la concentrazione, c'è stato un calo all'inizio, bene o male, però ecco, dopo la prima sospensione la squadra ha iniziato a riprendere, man mano ha ripreso il suo ritmo. Però ecco, ci può stare, non ci deve essere, però su un percorso lungo da qua ad aprile qualche calo di concentrazione c'è. I quarti dispari sono stati a favore della squadra romana, i quarti pari a favore di Scauri ma con grandi numeri. Sbucato il 100 questa sera vuol dire che la squadra al momento ha avuto un ottimo start. No, vabbè, quello sì, siamo riusciti a ruotare tutti i giocatori oggi e tutti hanno risposto alla grande. Certo sì, c'è stato sì, dei quarti in cui è stato un po' di calo, l'abbiamo presa un po' sotto gamba, gli abbiamo concesso dei tiri facili e soprattutto dei contropiedi facili a loro. La prossima si va a Petriana, una squadra che, come già anticipava Guido Violo, gioca da tanto tempo insieme e che ha tanta esperienza, addirittura alcuni giocatori che hanno calcato grandi campi. Sì, è vero, è una squadra, ecco, tutta altra partita quella di domenica prossima, perché c'è il lungo Polselli che ha giocato in B, poi tutti i giocatori che fanno da anni la C e un gruppo bello affiatato, quindi sarà tutta un'altra partita. Sono arrivati i primi 2 punti di Scampone, il lavoro fatto gli anni passati comincia a pagare. Beh, la soddisfazione di questo lavoro è partito dall'anno scorso in cui noi abbiamo creduto su dei ragazzi locali, li abbiamo inseriti, pian piano stanno crescendo, anche a livello ecco, di allenamento ci permettono di essere sempre 10-12 persone e quindi ecco, è giusto anche il loro merito poi in campo la domenica.